Seconda corsa di Palermo, indigene di 3 anni sulla breve distanza, categoria modesta, favorita al gioco il numero 14, Samba Patì. I cavalli vanno dunque allo stacco sulla retta di fronte, stacco che avviene in questo istante e che vede il buon lancio di Silva Disgrey, che prova a respingere Segno del Nord col numero 7 in seconda fila. Al largo di tutti prova lo sfondamento il numero 14 di Samba Patì, ma addirittura ha qualche difficoltà di meccanica e quindi la prende in mano Gaspare Loverde e si adegua nella scia di Segno del Nord, mentre resta al comando almeno per ora Silva Disgrey, scavalcata però adesso da Segno del Nord, piuttosto veloci, 29 per i primi 400 metri con Segno del Nord che perfeziona il suo sorpasso nei confronti di Silva Disgrey. Resta scoperta Samba Patì, nella cui scia c'è Sunnyside, si è andato piuttosto veloci per la categoria, 45 scarsi per i primi 600 metri con Segno del Nord e Luciano. Può così scendere a steccato Samba Patì, un pizzico di fortuna in questa occasione per l'allieva di Gaspare Loverde, che comunque non sembra avere molte energie da spendere. Dunque Sunnyside viene avanti, seguito comunque da Serizzo GV, mentre come in parte avevamo già visto è in calo Samba Patì. Dunque al comando ancora Segno del Nord, sotto la pressione di Sunnyside, dietro i due Serizzo GV, mentre Samba Patì ha detto stop ed è ormai in chiaro calando, ed è il Sauro Scarlet Lux che prova a rinvenire dopo essere rimasto un po' attardato per evenienze di gara. Adesso prova a tenere botta Sunnyside e entra al comando in retta d'arrivo, dovrà però difendersi dall'attacco di Serizzo GV, ma Sunnyside stavolta sembra proprio che la voglia portare a casa, e così è infatti. Prima vittoria in carriera per Sunnyside, quota di 7.07, training di Antonino Porzio, guida di Giuseppe Porzio Junior. I colori sono quelli della scuderia Fenicia. Sul mio cronometro un buon 2.1 addirittura, ma ho qualche dubbio, però sembra che abbia fatto addirittura qualcosa meno di 1.16. Sunnyside ha corso comunque molto bene Serizzo GV, che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto, mentre in fondo Scarlet Lux è venuto a piegare Segno del Nord per il terzo posto. In numeri, ordine d'arrivo ufficioso della seconda di Palermo.